tema della cena, perché obbediamo? Ma alla domanda, prima cosa che mi è venuta in mente come risposta è: ma perché l'ho imparato da piccolo? No, forse lui però ha una risposta più articolata della mia, quindi gli cedo la parola. Allora, grazie, ragazzo, condirsi. Grazie a tutti e tutte, ovviamente no, non ce l'ho una risposta migliore, anzi, come si vede, non parlo con delle persone fisiche da un anno e mezzo e quindi devo superare la difficoltà di avere lo schermo e un luogo fisico, abbastanza singolare. Il punto forse è proprio come dire che la parte interessante non sta nella risposta, ma sta nella domanda. E la prima cosa che faccio, visto che il tema è perché si obbedisce, ma è un caso, è disobbedire alla cosa che mi ha detto Renato, che era stata, come dire, di non parlare del libro che ho fatto, che è uscito un annetto fa, ma di parlare di un tema perché il libro non interessa a nessuno. Cosa che è assolutamente vera, nel senso che il mio libro è su un autore, è una cosa iper specialistica, interessa le 6 persone al mondo che si occupano di quell'autore, eccetera. Detto questo, io vorrei partire da un racconto del libro, perché il libro parte da una scena madre che a me ha colpito molto, che mi ha affascinato, e anche se a voi non ve ne importa niente, ovviamente, dell'autore, del tema, di tutto il tracciato interpretativo che c'è sotto, secondo me la scena madre è utile per capire la cosa di cui secondo me può essere interessante parlare, se no poi si parla d'attimo. Per parlare della scena, ovviamente, serve nominare l'autore che studio, che è un francese. Del primo 800, che si chiama Alexis de Tocqueville. Quando si svolge tutta questa faccenda, siamo nel 1831, quindi anche se poi Tocqueville è uno che scrive cose di politica, eccetera, in quel momento lì non ha scritto niente, è semplicemente uno che è del 5, quindi ha 26 anni, e ha chiesto e ottenuto dal Ministero della Giustizia francese di essere mandato negli Stati Uniti con il suo miglior amico. L'obiettivo è andare negli Stati Uniti, visitare gli Stati Uniti, che all'epoca sono l'unica grande repubblica del mondo, tornare e scrivere un libro sugli Stati Uniti e diventare famoso. Cosa che poi succede, perché lui è famoso per un libro che si chiama La democrazia in America. Detto questo, però, ovviamente non può dire vado negli Stati Uniti, divento famoso per farsi finanziare il viaggio, quindi dice cosa vado a fare? Vado a studiare le carceri degli Stati Uniti. Perché in quel momento lì le carceri degli Stati Uniti sono le carceri più evolute, più avanzate del mondo. In che senso sono le più evolute e le più avanzate? Nel senso che sono in quel momento lì gli unici penitenziari che ottengono risultati eccellenti in termini di recidiva, cioè la gente esce da quel carcere e non commette più delitti, ed è quasi un unicum nella storia carceraria. Quindi loro vanno e cercano di capire cosa succede. Per cui in effetti vanno lì, intervistano i carcerati, intervistano i direttori, studiano i regolamenti, studiano il vitto, tornano in Francia e scriveranno anche lì il loro bel report che esce e vince un premio, eccetera. Però questo, come dire, non è importante. Importante è una cosa che capita a inizio maggio del 31, e che è un momento che, secondo la mia interpretazione, ma questo non è rilevante, potete prenderla per buona, ma insomma influenza poi tutto il pensiero dell'autore, questo è un po' il tema del libro, da lì in poi. Ed è una singola cosa che succede quando loro due visitano Sing Sing, che all'epoca è il più famoso carcere statunitense, tuttora un po' noto, anche se meno di quello più famoso che è Alcatraz, solo che Alcatraz è alcuni decenni dopo ed è su un'isola in California. Qui è esattamente il contrario, perché è un carcere in mezzo alla campagna dell'alto stato di New York, vicino ad Albany. Loro arrivano e si trovano di fronte a 900 detenuti, quasi tutti rinchiusi per fatti di sangue, assassini, cose di questo tipo, stupratori, eccetera. All'aperto, la scena si svolge all'aperto senza recinti, senza niente, nessuno è incatenato, nessuno è legato, nessuno è ammanettato, non c'è nessuna contenzione fisica. Hanno tutti in mano oggetti contundenti, pesanti, mazze, picconi, perché questa zona è una cava per cui devono spaccare pietre, e sono controllati da 20 guardie. Sono 20 guardie armate, però armate con fucili di inizio 800, voglio dire, spari una volta e devi ricaricare. E questi non soltanto non fanno la cosa che per Tocqueville sarebbe ovvia, cioè spaccare la testa alle guardie e andarsene, ma lavorano ammazzandosi di fatica sotto il sole cocente come se ne andasse della loro vita. E lui scrive una lettera e dice: quelli che in Francia scrivono di queste cose mi hanno sempre ricordato la mitologia induista che mette il mondo su un cavallo, il cavallo sulla tartaruga, la tartaruga su un elefante, ma non spiega mai da dove venga, dove poggi tutto questo in ultima istanza. Allora, secondo me chiedersi su cosa poggia l'elefante in ultima istanza è un tema interessante. Io sono partito da questa cosa, ma potevo partire da mille, mille esperienze quotidiane, mille scene, mille cose letterarie, dal grande inquisitore Dostoevskij, da insomma, mille cose che ci capitano. Però
E secondo me la domanda interessante non è, e chiudo ovviamente questa introduzione e mangio la lasagna, non è neanche tanto perché quelle persone obbedivano, perché noi possiamo chiederci, come dire, possiamo trovare un sacco di risposte, gli avevano fatto il lavaggio del cervello, indipendentemente da cosa voglia dire farsi fare il lavaggio del cervello. Secondo me il punto è che periodicamente una serie di persone, sia nella nostra vita quotidiana e sia degli intellettuali, improvvisamente si chiedono perché alcune persone in determinate circostanze mettono in atto degli atti di obbedienza che apparentemente vanno a loro totale svantaggio pur senza subire una costrizione. E questa è una domanda che torna spesso nella storia del pensiero, e in generale, però anche in altri campi, anche solo nelle conversazioni, in mille discipline, insomma. E uno si chiede quasi se è una cosa così rara da essere stupefacente, perché ti capita l'episodio assurdo e ne parli, o se invece è la cosa più comune del mondo, cioè se è la cosa in cui siamo continuamente immersi, il fatto di mettere in atto degli atti, come dire, che vanno a nostro svantaggio senza neanche chiederci perché li facciamo. Sono un po' le due possibilità. Discutere di questa cosa, secondo me, poteva essere carino, se no... È pazzesco pensare che in un luogo così per natura costrittivo non ci sia bisogno di una costrizione reale, forzata, e oggi, per assurdo, è l'opposto, cioè neanche da costretti a volte ci si riesce a mantenere il proprio spazio, il proprio ruolo, o comunque mantenere integra la propria personalità senza che qualcun altro o qualcos'altro ti salga addosso e ti costringa a redimerti in qualche modo, a modificarti, anche senza un evento storico particolare come quello che abbiamo potuto vivere in quest'ultimo anno e mezzo, no? Proprio la personalità umana che ormai non rispetta più, e quindi l'obbedienza viene meno, o se c'è è una sorta di sopruso, di violenza, di costrizione che segna la persona che la subisce. È curiosa, no? Questa cosa che chi ha costretto queste persone che sono stati carnefici, obbedivano così tranquillamente. Quindi l'hanno vista un po' come la loro rinascita, come un loro rifiorire dal punto di vista umano, nonostante quello che avevano fatto, no? Senza dover per forza subire violenza. Beh, lì nell'esempio suo magari c'era redenzione, però poi noi in realtà ci castighiamo senza nessun'altra, cioè non perché siamo colpevoli di delitti o altre cose, ma semplicemente perché ci organizziamo così. Ma Renato faceva un'osservazione che sembrava banale, però l'imprinting che riceviamo da piccoli ad obbedire è sicuramente fondante, cioè fonda molto della personalità. In quanto la scena, ci possono essere degli impliciti che noi non conosciamo. Bisogna sempre fare attenzione all'analisi di una singola scena, perché ci sono degli aspetti che non sono necessariamente visibili. In quanto riguarda l'obbedienza, girerei un pochino nel termine conformismo, e lì allora più che andare all'esperienza individuale, per cui ognuno di noi obbedisce perché è abituato comunque a livello delle singole famiglie ad obbedire, c'è un fattore antropologico in base al quale per centinaia di migliaia di anni noi siamo abituati a conformarci, perché il sapiens nella sua evoluzione per un lunghissimo periodo di tempo rispetto alla storia, diciamo, con la S maiuscola, delle poche migliaia di anni che di solito prendiamo in considerazione, ha vissuto conformandosi in senso positivo, cioè adattandosi al livello tribale, perché gli garantiva la sopravvivenza in un ambiente difficile, ostile. E tu dovevi stare compatto, e quindi il conformarsi era probabilmente un condizio sine qua non del sopravvivere. Però Beppe, ma l'esempio che ci porta De Tocqueville, come lo leggeresti? Cioè, stiamo parlando di persone che fanno tutto fuorché conformarsi nella vita normale, no? Sì, cioè, no, sono molto d'accordo con l'osservazione che hai fatto a proposito
dell'implicito, perché sì, è vero che il rapporto di forza apparentemente sembra rendere inesplicabile la soggezione di 900 a fronte di 20 armati. di 20 armati, ma siamo comunque a Sing Sing e quindi l'ipotesi di una riduzione a soggezione attraverso forme di violenza di cui... Perché quella è una scena, siamo nella cava, è la giornata lavorativa, stanno picconando e di per sé potrebbero schiacciarli, ma evidentemente, come dire, l'evasione da quel contesto... C'è tutto un contesto... Sì. No, è una scena molto suggestiva, sicuramente il francese, l'europeo che arriva e vede tutto questo non può non rimanere colpito. Però io insisterei su questa, sul retroscena, che è un luogo di contenzione, e quindi costoro che pure avranno tentato in mille modi, già alcuni di loro, di evadere, sono degli sconfitti. Cosa dici? Quella lì è ovviamente, come dire, una scena di inizio, per cui certo come in un film tu vedi la scena e poi ricostruisci tutto quello che c'è prima. È ovvio che poi se restassimo in quell'ambito lì, lì dentro ci sono le violenze, le tecniche, le cose più devastanti. Forse c'è quasi sempre un pregresso poi per cui si genera una situazione di quel tipo. Dico tre cose veloci. Cioè, la prima è che secondo me la cosa interessante è che quella scena lì non sta dentro le caselle della persona che la guarda, è quasi più interessante questo. Cioè, se tu hai un'idea dell'essere umano che fa delle cose che più o meno fanno il suo interesse, quella scena lì non la riesci a incasellare. Sono sbagliate le caselle, chiaramente, più che sbagliata la scena. E però, tanto spesso nel modo in cui noi vediamo il mondo, ecco, quelle scene lì non ci stanno. È interessante ragionare su perché rispetto a quello che dice lui. Cioè siamo di fronte a una costante antropologica sviluppata per ragioni di gruppo, la domanda da fare forse è entro quali limiti, magari sempre, quella cosa lì torna a vantaggio o se invece ogni tanto si perverte, cioè quella tendenza che era vestigialmente sensata si ribalta. Mentre invece rispetto a quello che diceva Elisa, secondo me sono interessanti varie cose, tra cui in particolare la distinzione tra un'obbedienza che ti segna è un'obbedienza che fai in qualche modo spontaneamente, cioè esistono degli atti che uno compie perché ritiene sensati ed esistono degli atti che uno compie e lo segnano. Adesso non per giocare alle figurine, ma perché per me le idee camminano sempre sulle gambe e dei corpi di qualcuno e questo mi aiuta a ricordarmele. C'è un Elias Canetti nel Novecento che parla delle spine, cioè dice gli atti di obbedienza che noi subiamo sono come delle spine che si conficcano dentro di noi. Quindi forse una differenza che potremmo fare è questo, cioè tra degli atti che facciamo in qualche modo ritenendoli sensati o in degli atti che facciamo e che viviamo male, insomma, oppure ancora degli atti che non viviamo male ma che visti dall'esterno sembrano assurdi. Forse queste tre cose potrebbero essere interessanti.